Ciao a tutti, sono Luca di Bassline e oggi siamo qui finalmente per provare la nuova arrivata di Dark Glass, la testata MicroTubes 900. Abbiamo fatto, vi ricorderete, qualche giorno fa un breve video di presentazione nel quale avevamo anche chiesto cosa preferivate, se un video bello, figo, come facevano di solito, oppure un video un po' più scrauso. La risposta è stata disarmante. Video figo! E quindi siamo qui a farvi il video figo di presentazione della testata. Proveremo oggi quindi la Dark Glass MicroTubes 900, ultima arrivata di casa Dark Glass, e lo faremo con questo basso, un J&L L2005 made in America. La Dark Glass MicroTubes 900 è l'ultima arrivata di casa Dark Glass, l'abbiamo appunto già potuta vedere e oggi andremo a esaminarla un po' più nel dettaglio. Come abbiamo detto, abbiamo sostanzialmente due sezioni, una pulita e una effettata distorta. La parte pulita ha sostanzialmente i controlli che abbiamo potuto già vedere sui nuovi pedali della serie Ultra, quindi equalizzazione con basse, alte, medio-alte e medio-basse e due switch a tre posizioni per il controllo delle frequenze delle medie. Uno switch per il mute, gain e master. Andando poi ad ingaggiare questo switch MicroTubes, guarda caso si attiverà il secondo canale, quello distorto, per il quale abbiamo i controlli drive, tone, level e blend. Il controllo di blend ovviamente andrà a miscelare il segnale distorto con quello pulito. Dark Glass, come sappiamo, è famosa per due toni di distorsione, quello più morbido del vintage e quello più aggressivo del B3K. Entrambi li possiamo trovare in questa testata e potremo passare dall'uno all'altro semplicemente agendo su questo switch. I nostri amici finlandesi poi ci hanno voluto davvero viziare e hanno inserito nella scatola insieme alla nostra testata anche questo fantastico foot switch, il quale non solo ci consente di passare velocemente dal canale pulito al canale distorto, ma anche, tenendolo premuto più a lungo, di attivare il mute. È di sicuro una bella feature che manca in altre testate anche di questa stessa categoria. Bando alle ciance, procediamo a far sentire subito come suona la Dark Glass MicroTubes 900. Partiremo tenendo tutta l'equalizzazione flat e col canale impulito. Proviamo adesso a tagliare un pochino le medio-basse molto basse ed a enfatizzare un pochino le medio-alte. Proviamo a scavare ancora un pochino le medie, aumentare le alte e sentire come si lavora sullo step. E ora passiamo alla parte che tutti stavamo aspettando. Come suonerà in distorto? Andiamolo a scoprire subito. Per ora andremo ad utilizzare il circuito vintage. Proprio quello che ci si aspettava dal timbro vintage, quindi una saturazione classica, morbida, molto simile a quella di valvole appena saturate. Proviamo a sentire ora il B3K.
Sentiamo ora come si comporta il nostro GNDL sulla MicroTubes col plettro. E ora andiamo a sentire ovviamente con la distorsione. E qui ci sarà da divertirsi. Questa era la nostra prova della Dark Glass MicroTubes 900, una testata davvero fenomenale che unisce tutte le caratteristiche dei pedali Dark Glass che abbiamo potuto amare fino ad adesso. Ovviamente aspettiamo un vostro commento, sempre qui sotto, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, che cosa vi è piaciuta, e poi ovviamente vi aspettiamo in negozio per provarla. Io sono Luca, vi aspettiamo ancora qui da Bassline, grazie mille a tutti.